Allenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del Fantacalcio, buon europeo a tutti. Come promesso, anche oggi facciamo un po' il check per quanto riguarda l'europeo. Si è concluso ieri il girone D, è quello dell'Inghilterra, che ha visto l'Inghilterra al primo posto, secondo posto per la Croazia e terzo posto per la Repubblica Ceca, che sarà ripescata. Ultimo posto, come prevedibile, la Scozia, che abbandona Euro 2020. Quindi oggi affrontiamo un po' quello che è l'Italia che si va formando. Vi sono già 12 squadre qualificate, ne mancano 4 per individuare le migliori 16 d'Europa. Qualificate al momento ci sono Belgio, Italia, Austria, Croazia, Inghilterra, Olanda, Galles, Danimarca, Svizzera, Repubblica Ceca, queste ultime due squadre come ripescate migliori terze, Svezia e Francia già qualificate, solo da individuare in quale posizione si classificheranno. Ci sono già degli ottavi di finale confermati, sono quelli che riguardano appunto Italia e Austria e Galles Danimarca, ma andiamo a vedere nel dettaglio uno per uno, grazie anche al supporto grafico, come mi avete chiesto ieri, oggi un supporto grafico importante per fare il check. Se guardate dalla parte sinistra del tabellone, vedete il primo ottavo di finale, prima del girone B contro una terza ripescata. La partita ci sarà il 27 giugno a Siviglia, ore 21, già qualificato il Belgio come prima, quindi in quella casella mettete Belgio, e una terza ripescata che andrà individuata appunto dopo le partite di stasera. Stasera si concluderà col girone E e col girone F e avremo il quadro completo. Subito sotto, la partita del 26 giugno, Londra, ore 21, e questo è un ottavo già definito. La prima del girone A è l'Italia, la seconda del girone C è l'Austria, quindi in questo caso già delineato l'ottavo di finale. Quindi nel primo ottavo di finale c'è Belgio, una ripescata. Subito sotto, Italia-Austria. Questi due ottavi si affronteranno poi nel primo quarto, il 2 luglio, Monaco di Baviera, alle ore 21. Sempre parte sinistra del tabellone, andiamo dove c'è scritto prima del girone F contro una terza ripescata. In questo caso la prima del girone F al momento è la Francia, ma non è ancora definito, è una terza ripescata da verificare ancora. Chi sarà? Questa partita si disputerà il 28 giugno a Bucarest, ore 21. Subito sotto vedete la seconda del girone D contro la seconda del girone E. In questo caso abbiamo già definito la seconda del girone D, che appunto è la Croazia, visto che ieri ha vinto contro la Scozia, mentre la seconda del girone E verrà definita stasera. Al momento la squadra che è seconda è la Slovacchia. Quindi in questo caso, nella parte sotto del girone sin della parte sinistra del calendario degli ottavi, ci potrebbe essere al momento un Francia-Svizzera e un Croazia-Spagna, di cui di Croazia, scusate, Slovacchia, di cui solo la Croazia è già confermata come squadra al secondo posto del girone D. Quindi nella parte sinistra del girone appunto del calendario degli ottavi di Euro 2020 abbiamo quattro squadre già definite, sono Belgio, Italia, Austria e Croazia. La parte sotto della parte sinistra del girone degli ottavi, quella di Francia, Svizzera, Croazia e Slovacchia, si affronterà nel quarto di finale del 2 luglio a San Pietroburgo alle ore 18, individuato come sul tabellone come quarto di finale numero 2. Spostiamoci dunque nella parte destra del tabellone. In alto a destra vedete prima del girone E contro una terza ripescata. In questo caso non c'è ancora definita nessuna squadra, visto che al primo posto del girone E al momento c'è la Svezia, ma dovremo per forza attendere stasera. Questa partita si disputerà il 29 giugno a Glasgow, ore 21, e ci sarà una terza ripescata. Subito sotto, prima del girone D contro seconda del girone F, la partita si disputerà il 29 giugno a Londra alle ore 18. E ci sarà la squadra padrona di casa. Ci sarà sicuramente l'Inghilterra, è arrivata prima nel girone D, affronterà la seconda del girone F. Al momento è la Germania, però ancora da verificare. Chiaramente potrebbe essere uno scontro veramente epico. I due ottavi della parte destra alta del tabellone si affronteranno il 3 luglio, nel quarto di finale numero 3, a Roma alle ore 21. Chiudiamo con gli ultimi due ottavi di finale nella parte bassa a destra del calendario. Quella che riguarda la prima del girone C, che è l'Olanda, è già definita, affronterà una terza ripescata e subito sotto, seconda del girone A contro seconda del girone B, sono già individuate, visto che appunto la seconda del girone A è il Galles e la seconda del girone B è la Danimarca. Quindi Galles-Danimarca è l'ottavo già definito nella parte bassissima del girone degli ottavi a destra. Quindi prima del girone C, Olanda contro una terza ripescata si disputerà il 27 giugno a Budapest, ore 18, mentre Galles-Danimarca si disputerà il 26 giugno sempre ad Amsterdam alle ore 18. Queste quattro squadre si affronteranno nel quarto di finale numero 4 il 3 luglio a Baku, capitale dell'Azerbaigian, alle ore 18. Questo per individuare gli ottavi di finale, quindi insomma
Ci sono già diverse squadre qualificate, già diversi posti nella parte sinistra e destra del calendario. A sinistra abbiamo detto che sono già ai loro posti Belgio, Italia, Austria e Croazia. Nella parte destra ci sono già Inghilterra, Olanda, Galles e Danimarca, insomma abbastanza equilibrati comunque nella sostanza, da verificare stasera come si chiuderà il girone E e il girone F. Poi c'è il discorso delle migliori terze classificate. Sicuramente sono qualificate come migliori terze la Svizzera e la Repubblica Ceca. Perché? Perché la Svizzera e la Repubblica Ceca hanno 4 punti, mentre Finlandia e Ucraina, che sono le migliori terze del girone B e del girone C, hanno 3 punti, non possono farne di più. Quindi sicuramente loro, la Svizzera e la Repubblica Ceca, saranno qualificate come migliori terze per quanto riguarda la qualificazione. Un po' da decifrare in modo abbastanza importante il girone E, quello che riguarda Svezia, Slovacchia, Spagna e Polonia. Perché? Perché la Svezia ha 4 punti, la Slovacchia ha 3 punti, la Spagna ha 2 punti e la Polonia ha 1 punto. Stasera ci sarà Svezia-Polonia, la Svezia ricorda 4 punti, la Polonia 1 punto. Per assurdo, la Polonia potrebbe raggiungere la Svezia a 4 punti. Nell'altro scontro ci sarà Slovacchia-Spagna. E anche qua la Spagna potrebbe arrivare addirittura prima nel girone, come potrebbe arrivare addirittura ultima. Quindi è un girone molto molto equilibrato. Per questo motivo ancora non si è individuata la migliore terza. Quindi in questo caso dobbiamo per forza attendere le partite di stasera. Però comunque in ogni caso la Svezia è già qualificata perché qualsiasi cosa succeda potrà essere comunque ripescata almeno come terza. Perché male che vada farà 4 punti e ne avrà comunque più di Finlandia e Ucraina. Discorso analogo un po' per quanto riguarda il girone F, quello della Francia, dove la Francia ha 4 punti, la Germania e il Portogallo hanno 3 punti e l'Ungheria ha 1 punto. L'Ungheria ancora non è tagliata fuori, stasera ci sarà Germania contro Ungheria, l'Ungheria potrebbe andare a 4 punti e poi ci sarà Portogallo-Francia e in questo caso anche qua il Portogallo potrebbe arrivare primo, come potrebbe arrivare anche ultimo. Quindi non è ancora definito, sicuramente la Francia è già pronta a passare come qualificata, male che vada potrà essere ripescata come terza. Discorso analogo a quello fatto per la Svezia, perché comunque avendo 4 punti ne ha comunque uno in più rispetto a Finlandia e Ucraina. Quindi Finlandia e Ucraina al momento sono un po' in una fase delicata, ma non è ancora detto che siano completamente escluse dall'Europeo. Come vi ho detto anche ieri, una volta individuate le migliori terze, ci sarà da capire come affrontare e come verranno inserite nel tabellone. Ad esempio, se le migliori terze A, D, E ed F, si va a verificare l'articolo 20.5 del regolamento UEFA. E ad esempio la vincente del girone B, in questo caso potrebbe essere, che è sicuramente il Belgio, potrebbe affrontare la migliore terza del girone E, quindi in questo caso potrebbe essere, sparo la Slovacchia, però comunque bisogna attendere per forza l'esito delle partite di stasera, perché la storia dei ripescaggi va individuata una volta che siano state correttamente ratificate tutte le migliori terze classificate. Con questo supporto grafico spero di esservi stato di supporto, perché comunque è una fase importante dedicata a questa della formazione del calendario degli ottavi di finale. Quindi io, come sempre, vi ringrazio, resto sempre a disposizione per qualsiasi necessità e chiarimento e consulenza. Una volta terminati le fasi eliminatorie, ci saranno dei video perché ci saranno appunto 2 giorni di pausa, un po' per rifare il punto sul fante europeo e un po' su consigli di mercato, di calciomercato, per quanto riguarda appunto il fante europeo del veterano. Un grazie di cuore a tutti, fatemi un po' di pubblicità se volete, se potete. Sono sempre a vostra disposizione per qualsiasi informazione. Vi auguro buona giornata, a presto dal veterano. Ciao ragazzi a tutti!